i consiglieri che hanno intenzione di evadere dalle interpellanze, interrogazioni e mozioni. Non vedo nessuno prenotato per la fase di evasione, interpellanze, mozioni e interrogazioni. Passo immediatamente alla fase di presentazione per le nuove interpellanze, interrogazioni nell'ordine del giorno e mozioni. Come prenotazione il consigliere Giuseppina Minotti. Prego, consigliere. Grazie Presidente, è una breve interpellanza. Situazione del mercato, tutto a posto? Signor Sindaco, frequentando il mercato e parlando con i commercianti ho potuto constatare un diffuso malessere che deriva da un insieme di problemi che non è chiaro chi e come debba risolvere. Comunque a me non è chiaro. Tra i problemi segnalati nell'elenco 3, così poi gli altri potrebbero poi essere definiti in un altro momento, c'è quello della pulizia dei servizi igienici. Pare infatti, così mi è stato detto, che gli stessi esercenti paghino il personale per la pulizia, perché l'amministrazione non lo fa più. Poi l'altro problema è quello della inadeguatezza dell'impianto elettrico e quello anche del degrado della pavimentazione dell'area mercato. Vorrei perciò conoscere il parere dell'amministrazione circa la situazione del mercato e circa gli interventi previsti. Grazie. Grazie consigliere Viganò, ho un'immediata consigliere, no, ma in prenotazione dopo il consigliere Viganò. Grazie consigliere Minotti, ho subito in risposta sulla sua interpellanza l'assessore Ciattone, prego. Grazie Presidente, sì, ringrazio la consigliera Minotti per l'interpellanza, così rispondo immediatamente e faccio chiarezza su questi due punti. Per quanto riguarda l'impianto elettrico, siamo a conoscenza che praticamente su l'80% delle centraline avevano un malfunzionamento. Abbiamo fatto intervenire l'Agenzia e praticamente abbiamo notato che la maggior parte delle centraline non funzionano perché comunque c'è stato un uso, io dico a dir poco, posso usare magari un termine scellerato, in quanto abbiamo trovato dentro queste centraline, non so se le abbiamo mai viste, sono dei pozzetti sottoterra, abbiamo trovato dentro questi pozzetti scarichi di olio, pattume di vario genere, abbiamo trovato praticamente tutti i pulsanti rotti, ma rotti non per usura, ma proprio per diciamo un'incuria, chiamiamola incuria, e comunque abbiamo provveduto per quanto concerne una parte a farli funzionare, un'altra parte chiaramente stiamo aspettando chi di dovere, perché abbiamo già interpellato gli ambulanti per chiarire questo aspetto, perché noi comunque li dobbiamo mettere per forza a posto, perché in quanto poi arriverà il caldo, l'estate, fanno uso anche di condizionatori di aria, per cui ne hanno bisogno. Però è chiaro che non è solamente l'usura o il tempo a rovinare queste centraline, ma c'è stato comunque diciamo un'incuria e noi abbiamo tutte le fotografie del caso, poi magari le posso anche allegare alla sua interpellanza. Poi per quanto riguarda i bagni, sì è vero che c'è stato questo periodo in cui abbiamo avuto delle difficoltà, ma le abbiamo già inserite nel nuovo bando delle pulizie, per cui abbiamo inserito anche i bagni del mercato, per cui adesso verranno puliti insieme a tutti gli edifici comunali, sono stati inseriti nel bando. Grazie. Grazie Assessore, scusi Consigliere Minotti, c'è il signor Sindaco che vorrebbe integrare l'intervento dell'Assessore, prego. Sì, volevo integrare la comunicazione del Vice Sindaco, attento e puntuale perché poi ha effettuato dei sopralluoghi direttamente con la Polizia Locale e con l'Ufficio Tecnico che seguiamo sia conformenti dell'Assessore ovviamente all'attività motiva al commercio e invece con l'assessore Ciafone per quanto riguarda i lavori pubblici. La questione quella analizzata. C'è una questione più profonda, che però è stata una
scelta progettuale che, e qui l'abbiamo anche condivisa, la condividiamo ovviamente tutti i sabati con le lamentele degli ambulanti, che è stata una scelta progettuale sbagliata a fare quel tipo di bozzetto, cioè quel tipo di bozzetto, diciamo, telescopico, nel senso che è annegato sottoterra e poi dopo deve essere schiacciato, c'è una manopola, una manovella per farlo alzare, che se concettualmente è bello perché non ci vedono le colonnine e via dicendo, è una soluzione da interno, non da esterno. Potete immaginare, anche se gli impianti sono una prova tenuta d'acqua, ma fisiologicamente, se non c'è un tombino, non la tenuta stagna, un tombino normale, l'acqua entra. Oltretutto, la piazza è stata realizzata prima del trasferimento del mercato, quindi dice, ovvio, non è che si poteva realizzarla, però non sono state tenute conto le dimensioni standard dei banchi degli ambulanti e dei carro frigo degli ambulanti, così che ci troviamo in una situazione assurda che alcune colonnine si trovano o sotto la ruota del camion o sotto il camion, e quindi c'è anche un problema di natura progettuale che, ripeto, non è un errore, perché bisogna dare colpa a chi c'era prima. Probabilmente chi all'epoca progettò diciamo, questa piastra del mercato ritenne che fosse la soluzione migliore. Oggi, con l'esperienza che abbiamo acquisito, sarebbe stato meglio, per chi conosce il piazzale del mercato sapete che è contornato da delle collinette, nella parte di cemento armato che è stata gettata in opera per il contenimento delle collinette, si poteva incastrare gli armadietti, così che invece di avere le colonnine interrate si avrebbero avuto le colonnine su tutto il perimetro chiuse del cemento armato e anche protette, perché l'idea che stiamo vedendo è che alcune colonnine a questo punto non potranno più essere utilizzate, quindi va risistemato l'impianto e quindi ci troveremo ad allocare in alcuni punti del mercato delle colonnine esterne che poi sono soggette ad atti vandalici piuttosto che durante la manovra dei furgoni inavvertitamente si possono colpire, via dicendo. Quindi diciamo le problematiche sono due, una un cattivo utilizzo, l'altra purtroppo, e soprattutto ad esempio nel periodo invernale è abbastanza difficoltoso perché essendo aperto, potete immaginare, entra un po' d'acqua, ghiaccia e quindi magari questa presenza di oli o di altri liquidi serve, che poi dopo ovviamente bisogna parlare con gli interessati perché non è che loro si fanno degli atti vandalici loro, magari sono stati utilizzati dei liquidi per poter cercare di rendere più fluibile l'uscita di questa colonnina dalla parte interrata. Quindi insomma l'insieme di queste questioni ha portato a questa situazione che è, come giustamente da lei citata, sotto l'attenzione dell'amministrazione, anche perché insomma le attività sono oltre 150 attività commerciali, quindi non tutte ovviamente utilizzano la corrente, perché nella maggior parte dei casi è riferita alle sole unità alimentari che devono avere ovviamente devono avere la corrente, la parola del refrigeratore, e invece negli altri casi ovviamente nel periodo invernale, quando bisogna poi anche nel primo pomeriggio illuminare le banche. Però ripeto, stiamo vedendo come risolvere questo problema che effettivamente esiste. Grazie signor Sindaco. Sempre su questa interpellanza in replica il consigliere Giuseppe Agnotti. Grazie. No, io ringrazio ovviamente per la risposta, a parte che c'era anche il terzo problema del manufatto stesso della piazza che si solleva nei punti in cui ci sono dei cori, insomma. Quindi anche da quel punto di vista ripenso che richieda un intervento. No, l'osservazione che mi sento di fare è questa, che siccome mi pare che ci sia sempre stato da parte dell'amministrazione e da parte dei commercianti, degli ambulanti, diciamo così, un dialogo, non sempre, magari non sempre sereno, però abbastanza frequente, abbastanza fitto, mi meraviglia un po', diciamo così, lo chiamo questo intervento tardivo, nel senso che non è che queste le prese di corrente, piuttosto che i bagni, piuttosto che sia una questione capitata nel giro di questi 15 giorni, è un po' una questione che è stata trascurata, insomma. E allora io ritorno ancora al discorso delle manutenzioni, parlo con l'assessore che
conosce ormai il Meter Pellanze con tante fotografie sulle, sulle protezioni del territorio, la mia osservazione è ancora questa. Su tutti, diciamo così, gli interventi che una, le spese che un'amministrazione fa per migliorare il proprio territorio, o c'è una lettura continua della situazione, quindi un monitoraggio e quindi un intervento puntuale, anche se faticoso, perché non è facile avere il territorio sempre sott'occhio, altrimenti poi i problemi si accumulano e diventa una piazza di difficile gestione dal punto di vista della struttura, un mercato di difficile o di difficoltà da parte degli ambulanti, perché devono comunque trovare le modalità di gestire almeno la propria attività, che insomma 150 su 150 famiglie, 200 persone che ci lavorano, 300 persone che ci lavorano, quindi significa che in una situazione pesante di crisi economica come la nostra, il mantenere vivo e quindi efficiente questo, questo luogo è sicuramente, deve essere sicuramente prioritario per l'amministrazione. Mi auguro che gli interventi vengano fatti al più presto, rendendo così più agevole il lavoro degli ambulanti. Nel caso appunto fosse invece, diciamo così, un uso improprio, chiamiamolo così, da parte appunto degli ambulanti, è chiaro che da questo punto di vista si sensibilizza, mi pare che ci siano dei responsabili, dei portavoce, e quindi su questa cosa deve essere fatto comunque. Grazie. Grazie consigliere Binotti, sempre per la fase di presentazione, mozioni, interrogazioni, interpellanze. Ho il consigliere William Vigano, prego consigliere. Sì, grazie presidente. Ho due interpellanze, ne do lettura. Via Locatelli e via San Tommaso d'Aquino. A distanza di anni da un'analoga interpellanza, nulla, ma proprio nulla è stato fatto per risolvere la situazione viabilistica tra le vie Locatelli e San Tommaso d'Aquino. Oggi la situazione è la seguente: per la segnaletica verticale la via è chiusa e allego foto, ma di fatto non è così. Infatti qualche anno fa il tratto stradale oggetto della presente interpellanza è stato pedonalizzato e messo in sicurezza, ma sin da subito i panettoni hanno cominciato a camminare creando delle vere e proprie installazioni di design, vedi foto. Pertanto oggi siamo di fronte a una situazione viabilistica molto pericolosa per i pedoni che si trovano improvvisamente di fronte ai veicoli di ogni genere. Ciò premesso, chiedo quanto segue. È possibile sistemare in modo definitivo questo tratto viario garantendo sicurezza ai pedoni? Il collegamento tra le due vie è solo pedonale oppure no? Il tratto di strada che collega le due vie è pubblico? In attesa di risposta scritta, ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti, allego le immagini. La lettura della seconda interpellanza, SOS Viale Santuario. Con la presente sono a portare all'attenzione dell'assessore di competenza lo stato di degrado a causa di una scarsa manutenzione in cui versa Viale Santuario. Il flusso costante di autoveicoli, i parcheggi su entrambi i lati, non agevolano gli attraversamenti dei pedoni che a volte, cercando la visibilità, si trovano direttamente di fronte al pericolo. L'asfalto usurato vicino ai marciapiedi, le strisce pedonali consunte, la segnaletica verticale nascosta dalle fronde degli alberi creano situazioni di pericolo costante agli avventori della farmacia comunale, degli esercizi commerciali e delle varie abitazioni. La pericolosità si accresce soprattutto durante le ore serali a causa di un'illuminazione pubblica vanificata da alberi la cui manutenzione è pessima. Infatti gli alberi di Viale Santuario ormai invadono regolarmente le abitazioni private arrecando danni a tetti e canali. Ciò premesso, chiedo quanto segue. È possibile effettuare un sopralluogo con i tecnici del comune per cercare una soluzione economicamente vantaggiosa a salvaguardia della sicurezza dei pedoni? In vista dell'imminente festa patronale che porterà tra le varie funzioni e manifestazioni un notevole afflusso di pedoni su Viale Santuario, è possibile programmare un intervento manutentivo per la messa in sicurezza di buche e strisce pedonali? Sarà inoltre effettuato un sopralluogo sul piazzale del santuario per verificare la presenza di scostamenti della pavimentazione? In attesa di risposta scritta, ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Viganò.
Sempre in questa fase di presentazione di interpellanze e mozioni all'ordine del giorno, non vedo più nessun consigliere che si è prenotato per la presentazione, quindi passo immediatamente la parola alla segretaria generale per la predisposizione dell'appello per la verifica del quorum strutturale. Prego, segretario. Buonasera a tutti, partiamo con l'appello per la verifica del quorum strutturale. Giacinto Mariani, Mauro Pallabio, presente. Giorgio Borgonovo, presente. Marco Cagliani, Giuseppina Miotti, presente. Ido D'Auria, Antonio Carmine Graziano, Francesco Giuffre, Maria Teresa Viganò, Claudio Mainardi, Giuseppe Azzarello, Francesca Mancuso, Chiara Marica Novara, Antonio Sentitino, Andrea Cattaneo, Gianmario Lucia Violi, Roberto Trezzi, Stefano Aristide Casirani, presente. Luca Ruggeri, presente. Alessandro Tomini, presente. Valeria Cunna, presente. Andrea Castelnuovo, presente. Stefano Silva, presente. Pietro Amati, presente. Guido Andiganò, presente. Francesco Tagliacue, presente. Gianpiero Cazzaniga, Gianpaolo Zanini, presente. Grazie. Grazie signor segretario, pertanto con 25 consiglieri presenti la seduta è valida. Nomino scrutatori il consigliere Mancuso e il consigliere Tomini per la maggioranza e scrutatore per la minoranza il consigliere Giuseppina Minotti. Apro la fase delle comunicazioni, se qualche consigliere ha qualche comunicazione da fare. Non vedo nessun consigliere prenotato per eventuali comunicazioni, quindi passo immediatamente a quanto stabilito nella fase della commissione, tra altre cose abbiamo avuto una commissione congiunta ieri sera, capigruppo con la commissione economia e finanza, comunque durante le fasi della commissione della capigruppo sono stati decisi di affrontare i seguenti punti: il punto 1 di 182, approvazione dei processi verbali, punto 1 347, approvazione dei processi verbali, 1 359, sempre approvazione dei processi verbali, e il punto 1 370. Pertanto io passo immediatamente alla discussione del punto 1 282, approvazione dei processi verbali delle sedute del 25 settembre 2012, 23 ottobre 2012 e 30 ottobre 2012. Quindi invito eventuali consiglieri comunali che dovessero magari intervenire su questo punto, sicuramente non ce ne sono, quindi passo immediatamente alla dichiarazione di voto che non c'è. Quindi andiamo direttamente in votazione. Consiglieri favorevoli? Invito gli scrutatori alla verifica del numero, 15 favorevoli, consiglieri contrari, nessuno, consiglieri astenuti. Perfetto. Perfetto, quindi passo immediatamente al punto 1.347, approvazione dei processi verbali delle sedute del 16 aprile 2013, 23 aprile 2013, 15 maggio 2013, 22 maggio 2013, 28 maggio 2013, 31 maggio 2013, 4 giugno 2013, 24 giugno 2013, 25 giugno 2013, 1 luglio 2013, 2 luglio 2013, 15 luglio 2013, 16 luglio 2013, 22 luglio 2013, 23 luglio 2013, 18 settembre 2013, 25 settembre 2013 e 30 settembre 2013.
Anche qui non vedo nessuno prenotato per gli interventi, nessuna dichiarazione di voto, consiglieri favorevoli. 15 consiglieri favorevoli, consiglieri contrari nessuno, consiglieri astenuti. 8 consiglieri astenuti. Passiamo immediatamente all'approvazione dei processi verbali al punto 1359 delle sedute del 3 di ottobre 2013 e del 17 di dicembre del 2013. Consiglieri favorevoli. Consiglieri contrari nessuno, consiglieri astenuti. 8. Il pubblico non può votare. Bene, quindi per volontà del sindaco, richiesta del sindaco, come stabilito nella commissione dei capigruppo, passiamo immediatamente al punto 1370, quindi AMSP gestione SRL, primo dato del budget 2013 e scioglimento e messa in liquidazione. Io invito qui tra i banchi dell'amministrazione il dottor Biffi e il dirigente dell'area finanziaria, dottor Corrado Di Scarli, prego. Buonasera dottor Biffi, buonasera dottor Di Scarli. Introduce il punto 1370 MSP Gestione SRL il signor sindaco Giacinto Mariani. Prego. Sì, grazie, buonasera, grazie Presidente. Beh, questa è una delibera, ieri sera abbiamo fatto la commissione capigruppo congiunta con la commissione bilancio per affrontare questo problema. Dico questo problema non a caso, nel senso che come ho ribadito ieri sera in commissione, come poi ribadisco questa sera dentro il Consiglio Comunale, arriviamo questa sera in Consiglio Comunale, dopo ringrazio della presenza anche l'amministratore unico di MSP Gestione e dottor Di Scarli in qualità di responsabile economico finanziario dell'ente, con il quale abbiamo preparato queste delibere, la delibera del budget, dove verranno indicati i dati economici salienti, ma la questione di questa sera si concentra ovviamente sulla delibera principale, che è lo scioglimento e messa in liquidazione della nostra MSP. Si arriva in Consiglio Comunale con questa delibera per due motivazioni. Uno è una delibera votata lo scorso anno che chiedeva e indicava al sindaco e all'amministrazione comunale di trovare le modalità di messa in liquidazione o di chiusura della nostra AMSP. Questo derivava da un obbligo normativo, quindi questo lo ripeto, l'ho detto ieri sera, ma mi sembra quantomeno doveroso ripeterlo questa sera, perché ovviamente cadendo alle dotti anche i consiglieri comunali che non hanno seguito da vicino la questione, che hanno poi letto invece la documentazione che è arrivata. Dicevo, lo scorso anno c'era in vigore una normativa di legge, da tutti giudicata assurda, però era legge dello Stato, che imponeva ai comuni tra i 30 e i 50 mila abitanti, quindi il nostro comune, di possedere le quote, direttamente le quote di un'unica società, a prescindere dal fatto che questa società fosse in perdita, inutile, fosse gestita bene o mal gestita. E quindi potete capire che nel nostro caso il comune di Serenio, essendo azionista di AEB, poi direttamente di Gessimo, poi avendo le quote di AMSP, avendo le quote di Alzi e Brianzacco, insomma, si trovava nelle condizioni di poter onorare quanto previsto dalla normativa, mettere in chiusura la società. E quindi il Consiglio Comunale diede le indicazioni precise di arrivare poi alla soluzione di questo problema e quindi alla chiusura, alla liquidazione o qualsiasi altra indicazione tecnico-giuridica possibile. Fortunatamente questa
legge è stata tolta, quindi non c'è più il vincolo normativo per cui un comune possa o meno possedere delle azioni di società a prescindere dal numero degli abitanti, perché non si capiva il motivo per cui, non so, Milano o Roma, che ovviamente sono molto più grossi di noi, hanno decine e decine di azioni di società che purtroppo perdono soldi, mentre i nostri comuni hanno meno società, ma che tra l'altro sono tutte inutili, producono utile o comunque sono ben gestite e producono servizi. Al di là di questa questione, ovviamente in armonia alla delibera di Consiglio Comunale siamo andati avanti su questa strada per cercare di trovare la possibilità di chiudere la società, e quindi si è arrivati tecnicamente alla decisione, poi spiego le motivazioni, di mettere in liquidazione la MSP. E quindi il secondo motivo che vi anticipavo per cui siamo qui è quello che questa sera praticamente, approvando la delibera, si dà incarico e quindi si delega il sindaco, che tra l'altro noi siamo gli unici soci, quindi è l'unico socio di MSP, può partecipare all'assemblea e quindi votare la messa in scioglimento. Io in qualità di sindaco ho necessità di questa delibera perché è un trattasi di provvedimento straordinario, mentre, come sapete, a parte l'approvazione del budget, per tutte le altre azioni che riguardano le società municipalizzate la normativa dagli anni 90 in poi è cambiata, e quindi ha dato la possibilità al rappresentante dell'ente, che sia il sindaco, l'assessore, il consigliere delegato, di poter partecipare alle assemblee decidendo ovviamente senza nessuna indicazione da parte del Consiglio Comunale. Questo ovviamente riguarda le decisioni ordinarie, poi l'approvazione del bilancio, le fusioni, via dicendo. Ma la chiusura di una società, a prescindere dal tipo di esercizio della società, è da considerarsi a tutti gli effetti un atto straordinario, e quindi ha la necessità di avere un'autorizzazione ben specifica, che può darla solo il Consiglio Comunale, così come all'epoca il Consiglio Comunale decise non tanto di costituire la MSP, perché come sapete la MSP esisteva già, ma di trasformarla in MSP come quella che conosciamo oggi, perché sapete che l'MSP all'epoca, oltre all'impianto sportivo, gestiva l'attuale A e B, oltre che al trasporto pubblico e rampa di votive e via dicendo. Siamo arrivati alla decisione della messa in liquidazione perché tecnicamente è la strada, direi l'unica strada consentita dalla legge per arrivare poi alla chiusura della società. Ovviamente abbiamo reso i doti consiglieri di arrivare lunghi nei tempi, quindi non discuterla immediatamente a gennaio, proprio perché purtroppo la chiusura di una società, in questo caso la messa in liquidazione della società, comporta dei costi per l'ente e quindi dei costi per la nostra comunità. Perché cosa succede? Come tutti sapete, l'attività principale della MSP è quella di essere proprietaria del nostro immobile di centro sportivo, quindi parliamo della piscina, dei campi da tennis, del palazzetto e del campo di rugby, e quindi è oltre che essere proprietari degli immobili dove ci sono le farmacie, quindi non dell'attività delle farmacie ma dell'immobile in se stesso. Quindi chiudere la società vuol dire riportare in capo al comune, come si dice tecnicamente, in pancia al comune gli immobili, e sia con il dottor Biffi che con il dottor Pisera, oltre al segretario comunale, il vice segretario e i tecnici di AIB, abbiamo verificato tecnicamente e giuridicamente tutti i passaggi possibili e immaginabili, anche interrogando la Corte dei Conti e gli enti superiori, per capire qual era la strada per spendere il meno possibile, perché purtroppo la retrocessione di questi immobili comporta dei costi. Quindi siamo nell'assurdità che per una società ad unico socio pubblico, che è quindi il comune, ritornare al comune stesso la proprietà degli immobili comporta dei costi, e questo costo per lo scioglimento si aggira, ovviamente arrotondo per eccesso, una tantum, perché la cosa è simpatica che si dice una tantum, ma è un tantissimo, perché l'importo è intorno ai 450.000 euro di tasse, non altro. Cioè, noi praticamente, adesso poi esplicitiamo nel metodo, poi magari tecnicamente entreranno nel metodo sia Bifi che Viscardi. Questo perché non ci sono altre strade possibili, perché abbiamo verificato tecnicamente, come dicevo prima, parere alla mano, di non poter pagare importi, visto che
assurdo che noi diventiamo proprietari di un immobile che è già nostro, anche se tramite la nostra società, però queste sono le leggi in vigore. Quindi sostanzialmente cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto fare una perizia di stima degli immobili, quindi parlo degli immobili, parlo del centro sportivo, quindi la piscina, il palazzetto, la struttura e tutto quanto, valutato allo stato attuale con una perizia giurata che ha tenuto conto della vetustabilità dell'immobile, degli impianti, della struttura, che dicevano che ha un valore di circa di 6 milioni di euro. Su questi 6 milioni di euro va pagata un'imposta del 4%, perché questo ci permetterebbe di arrivare all'esenzione dell'IVA del 22%, quindi sembra uno sconto ma sono tanti soldi, già solo il discorso del 4% sul valore comporta un pagamento di 224.000 euro di importi. Pagando questo 4%, quindi ci permetterebbe di evitare il pagamento a IVA 22%, abbiamo dovuto verificare la quota di IVA che si è portata in detrazione negli anni precedenti, perché ovviamente so che è un tecnicismo, ma poi dopo quando farete domande magari tecnicamente entreranno nel merito i tecnici, vi spiegheranno meglio. Comunque volendo scientificamente applicare l'aliquota minore, che è quella del 4%, dobbiamo ovviamente restituire le quote di IVA che abbiamo recuperato negli anni precedenti. Quindi è stato fatto un calcolo che avremo un ulteriore pagamento di circa 182.000 euro. E quindi questo è già un importo importante. L'altra questione riguarda gli immobili delle farmacie, valutate in circa 850.000 euro. L'indicazione che vorremmo fare, poi quella che ci permetterebbe una possibilità di ulteriore recupero di denaro, quindi evitare ulteriori costi, è di non riportare in capo al comune la proprietà delle farmacie, ma di tentare la vendita direttamente tramite MSB, così che una volta effettuato la vendita l'introito arriverebbe ai comuni, perché altrimenti ci troveremmo nella situazione fantoziana di pagare in questo caso il 4%, riportare gli immobili delle farmacie in capo al comune per poi rimettere nell'elenco dei beni non strumentali del comune e metterli in vendita, e quindi ci dovremmo pagare due volte l'imposta. E quindi qui potremmo cavarcela, tra virgolette, anche perché si parla di tanti soldi, con un pagamento di circa 50.000 euro di plusvalenze nel caso di vendita delle farmacie, e quindi arriveremo a quei famosi 450.000 euro di costi che vi ho specificato in precedenza. Quindi tecnicamente ed economicamente questa è la procedura che intendiamo proporre, cioè quella di mettere in liquidazione la società, quindi una volta ottenuto il via libero, quindi il via libero da parte del Consiglio Comunale, quindi la delega al sindaco per poter partecipare all'assemblea e votare questa cosa, mettere in liquidazione, nominare il liquidatore, che io intenderei nominare come liquidatore poi il dottor Biffi, che è stato l'amministratore fino adesso della società e quindi conosce già la società e via dicendo, e quindi attivarci immediatamente per la messa in liquidazione della società. Ovviamente l'attivarci immediatamente è tra virgolette un eufemismo, perché anche qui abbiamo delle tempistiche tecniche che ci porterebbero ad avere la chiusura nella migliore delle ipotesi nell'arco dell'anno, nel senso che una volta fatta l'assemblea ci vogliono le pubblicazioni ovviamente presso gli organi competenti, dopodiché bisogna stabilire un congruo tempo prima che avvenga la chiusura per garantire gli eventuali creditori della società. Tutti sappiamo che ovviamente la società non ha creditori sparsi sul territorio nazionale, perché poi i nostri creditori principali ovviamente sono le aziende, sono le forniture che abbiamo di acqua, energia elettrica e via dicendo, non avendo dipendenti, perché non abbiamo neppure il problema di TFR, di dipendenti da licenziare e via dicendo. Però tecnicamente e giuridicamente ovviamente c'è una tempistica. Quindi muovendoci con questa tempistica è presumibile pensare che entro la fine dell'anno si riesca ad ottenere la chiusura definitiva di AMSP. E fino qui vi ho parlato dei costi per la chiusura. Per contro, ovviamente ci sono dei risparmi, perché
il mantenimento in vita di AMSP ha dei costi di gestione. Il costo di gestione principale che abbiamo, che è poi quello più assurdo, sono la quota di IMU di 47.000 euro all'anno, che perché questo immobile rientra nella categoria D, che non va al comune, ma va a Roma. Quindi se noi ci troviamo nell'assurdità di dover pagare circa 47.000 euro all'anno, oltre alla quota IMU che viene pagata al comune, però sostanzialmente la paghiamo e la incassiamo, fiscalmente è una partita di giro, quindi non l'abbiamo messa nel conto gestionale, ma il fatto che paghiamo un'imposta che va a Roma per noi sostanzialmente è un costo, tra virgolette, lo dico in proprio, i 47.000 euro. Poi abbiamo circa 50.000 euro di spese gestionali all'anno, che sono ovviamente composte dal compenso del dottor Biffi, che nei vari anni abbiamo sempre via via di ridotto, quindi l'attuale compenso è circa, mi sembra, 800 euro. Sono 800 euro lordi al mese, quindi 400 euro di erogati al mese, però il costo per società è 800 euro al mese. Abbiamo ridotto i revisori da 3 a 1 e anche lì abbiamo ridotto il costo, sono ridotto 5 euro. Mi sembra intorno ai 5.000 euro all'anno, poi dopo ci sono i dati precisi all'euro, e il resto è il costo di gestione che c'è nel servizio. Quindi sostanzialmente gestire il costo di gestione della nostra società, della nostra MSP, si aggira intorno ai 100.000 euro all'anno. Vuol dire che, mettendo come posta quello che vi dicevo prima, un costo una tantum per la chiusura della società di 450.000 euro, vuol dire che dopo 4 anni e mezzo ovviamente noi abbiamo, come si dice bruscamente detto, via il dolore, perché è come se la società rimanesse in vita 4 anni e mezzo, e quindi dal 4 anni e 6 mesi e un giorno la nostra città comincia a risparmiare. Questo è ovviamente la parte che riguarda la chiusura. In tutta questa questione poi invece ci sono la parte economica che viene trasferita al comune, e quindi c'è una liquidità intorno al 1.200.000-1.300.000 euro che in fase di liquidazione verrà trasferita alle casse comunali. L'altra questione che va portata all'attenzione del Consiglio Comunale, che è, oltre alla parte economica, è la parte gestionale, che tutti ovviamente ci siamo posti, ovviamente i consiglieri, sia chi ha partecipato alla commissione che quelli che non ha partecipato alla commissione, si pongono è che fine fa la gestione del palazzetto e quindi delle piscine e quindi del centro sportivo. Sapete meglio di me che oggi la MSP è proprietaria dell'impianto e la gestione è stata affidata tramite gara ad AEB. In questo caso ci viene in aiuto la normativa che ci ha dato la possibilità di prorogare l'attuale servizio, perché ovviamente il servizio è in scadenza, avrebbe dovuto fare la gara. Essendo cambiata la normativa, abbiamo tempo fino a fine anno per effettuare la nuova gara. In questo caso la gara per la gestione, una volta trasferito l'immobile, gli immobili in proprietà al comune, la farà il comune, perché siamo obbligati per legge a mettere in gara la gestione dell'impianto. E quindi, come ho accennato ieri sera, abbiamo tutto il tempo per ragionare nelle varie commissioni comunali, che ovviamente noi come amministrazione abbiamo la nostra idea, ma siccome la gestione dell'impianto, secondo me, essendo poi un patrimonio comune, va un po' condivisa con tutti, abbiamo diversi mesi per ragionare su che tipo di gara fare, nel senso se fare una gara come attualmente è in essere, cioè un unico interlocutore che vince la gara e quindi si trova a gestire l'intero impianto sportivo, oppure spezzettare le gare, perché il nostro impianto centro sportivo sapete che è già frazionabile, no? Fruibile in diversi momenti, quindi vedere se è possibile e se è conveniente sia per la gestione che per le casse del comune, ovviamente, ma soprattutto anche per la fruibilità dei cittadini, di fare una gara dedicata al centro sportivo, diciamo più impianto natatorio, una gara sempre centro sportivo ma dedicata al palazzetto e ai campi da tennis, e invece un'altra gara dedicata al campo da rugby, perché come sapete avendo trasformato il
l'ex il campo di calcio in impianto sportivo dedicato al rugby, che, su quale deve essere realizzato lo spogliatoio, insieme, insomma, ci devono essere fatti degli interventi, potrebbe anche essere interessante sia per le società sportive che potrebbero partecipare, non fare un'unica gara, ma come vi dicevo prima, fare quattro gare diverse per tipologia di intervento, anche perché sia sull'impianto sportivo piscine, che dobbiamo rifare gli spogliatoi esterni e interni, sia per quanto riguarda il campo da rugby, che c'è questo, con un gentile eufemismo lo chiamiamo spogliatoio, uno spogliatoio provvisorio da 25 anni, ci sono dei lavori sostanziali. Quindi l'altra questione importante che andremo a affrontare è che non è ovviamente in discussione questa sera, ma che è giusto una problematicità da affrontare, è quella di come intenderemo muoverci per fare la gara per la gestione di questi impianti sportivi. E qui, per quanto riguarda la questione scioglimento e messa in liquidazione, chiuderei qui. Chiedo sia a Bifi che al dottor Biscardi di dare anche quattro dati, diciamo, magari di esplicitare meglio i dati che sono già presenti sul bilancio, magari per dati principali, e potete dare la possibilità ai consiglieri di fare le domande alle quali risponderemo. Grazie. Grazie signor Sindaco per l'introduzione al punto 1370 MSP gestione. Quindi io passerei direttamente la parola al dottor Biffi su delle delucidazioni più tecniche riferite alla società MSP. Prego dottor Biffi. Grazie, buonasera a tutti. Un breve accenno al bilancio 2013 che è oggetto di approvazione dopodomani, il 2017. Allora, partiamo dalla parte attiva. La parte attiva ha delle entrate costanti che sono rappresentate dai contratti di locazione di cui faceva accenno il signor Sindaco, e quindi sono le farmacie, lo studio medico e il contratto di gestione del centro sportivo, contratto stipulato con AIB. La somma complessiva, euro più euro meno, di questi introiti si aggira attorno ai 350.000 euro annui, che sono controbilanciate dalle spese di esercizio che negli anni scorsi hanno portato poi a un risultato di bilancio sempre positivo che si attestava intorno a una decina di 10.000-12.000 euro di bilancio positivo. Quest'anno invece diciamo subito che il bilancio è in negativo seppur di poche migliaia di euro, cioè di circa 20.000 euro. Abbiamo parlato prima degli introiti, parliamo delle uscite. Le uscite, come dicevo, sono le spese di gestione ordinaria. Quest'anno però, a differenza degli altri anni, abbiamo dovuto sostenere delle spese straordinarie. Diciamo subito che l'aumento dell'IMU è passato, è aumentato di circa 17.000 euro, e quindi già questo aumento compensa da solo la differenza negativa di circa 20.000 euro sul bilancio che dicevo prima. In più, quest'anno abbiamo avuto come spese le spese legali per lo sfratto di un inquilino amoroso che aveva una situazione debitoria nei nostri confronti direi ormai abbastanza ampia, e quindi come sono entrato in carica, visto il quadro generale e visto le pendenze, ho pensato subito che era mio dovere attivare l'azione legale per lo sfratto, anche per evitare ripercussioni di carattere di danno erariale da parte della Corte dei Conti. Parliamo di poche decine di migliaia di euro di spese legali, e oggi siamo ritornati in possesso del locale e sfrattato l'inquilino. Abbiamo poi avuto la necessità di una spesa molto ingente che si attesta intorno a 115.000 euro ed è una spesa dovuta a opere di manutenzione straordinaria, urgenti e inderogabili presso il centro sportivo, senza le quali si rischiava la chiusura perché non sussistevano più le condizioni minime di sicurezza per garantire da parte delle autorità
anche i vigili del fuoco la condizione d'esercizio, quindi abbiamo speso altri 115.000 euro. Quindi facciamo subito un breve escurso, sono 115, i 17.000 euro del sovrapprezzo dell'IMU, e quindi già paghiamo di 150.000 euro in più rispetto a quella che è la gestione ordinaria. E quindi, nonostante questi costi aggiuntivi, l'oculata gestione delle spese ordinarie ha permesso un disavanzo così lieve. Dall'altro canto, gli introiti costanti sono diminuiti, perché, come dicevo, c'era un inquilino che non pagava e quindi gli introiti sono diminuiti. Gli interessi dovuti alle somme di liquidità sui conti correnti sono diminuiti, perché nel frattempo abbiamo versato nelle casse del comune alcune centinaia di migliaia di euro, e quindi il nostro deposito sul conto è diminuito, di conseguenza anche gli interessi sono diminuiti. In più, da ultimo, abbiamo dovuto sostenere, per esempio, le spese per le perizie, che sono un atto propedeutico necessario e obbligatorio per poi arrivare alla liquidazione. Quindi questi circa 200.000 euro di spese non previste nella gestione ordinaria e questa diminuzione di introiti ha portato contestualmente ad una gestione oculata delle spese di esercizio, ad un deficit sul bilancio di circa, come dicevo, 19.000 euro, 20.000 euro. Questo è un po' il quadro generale a grandi linee della situazione di bilancio che andremo a approvare dopo domani. Adesso, se per entrare nei numeri esatti, lascerei la parola a Riscaldi. Grazie. Grazie dottor Biffi per il suo intervento tecnico e preciso. Passo immediatamente la parola al dirigente dell'area finanziaria, dottor Corrado Riscaldi. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, il dottor Biffi si è soffermato sul, chiamiamola, la bozza di bilancio d'esercizio 31-12-2013, che, come diceva, deve ancora essere approvata dalla società, ma le cui risultanze, seppur in straccio, sono state comunque allegate alla delibera. Io andrei un attimino invece in via prospettica, giusto per raccogliere anche l'invito del sindaco a proporre all'assemblea consigliare qualche numero. Allora, i numeri sono poi quelli che riguardano, impattano direttamente sul bilancio del comune di Sereno. In delibera abbiamo citato gli aspetti economico-finanziari principali. Vado qui a riassumerli. Allora, brevemente, la società MSP Gestione è una società che ha beneficiato negli anni di un profilo patrimoniale favorevole, nel senso che ha sempre prodotto liquidità per il fatto di incassare il canone per la gestione dell'impianto della Porada da parte di AEB e, tra virgolette, pagando ammortamenti. Pagando ammortamenti, ovviamente non, l'ammortamento è un costo di gestione, ma non comporta un esborso finanziario, per cui sostanzialmente la società ha prodotto liquidità negli anni, liquidità che è stata anche parzialmente utilizzata dal Comune di Sereno, socio unico, con un dividendo straordinario di 600.000 euro nel 2012 e un altro dividendo di circa 200.000 euro nel 2013, a cui faceva cenno il dottor Biffi poc'anzi. Ciò nonostante, la società ha chiuso il bilancio al 31-12-2013 con una liquidità di poco inferiore al 1.100.000 euro. Se ipotizziamo che la situazione dei debiti e dei crediti che dovranno essere esauriti, incassati ovviamente i crediti e pagati i debiti, si equivalgono sostanzialmente le partite di debito e di credito, al 31-12 del 2013 c'erano crediti per circa 12.000 euro superiori ai debiti, tolte le spese di quest'anno, perché chiaramente la liquidazione non si chiuderà immediatamente ma durerà presumibilmente per l'intero anno, si arriva a dover pagare il primo importo degli oneri fiscali una tantum, che diceva il sindaco, che è quello a carico della società, valutato in circa 182.000 euro per il, chiamiamola un termine non troppo tecnico, la restituzione dell'IVA allo Stato, IVA che la società aveva detratto negli ultimi 5 anni sulle manutenzioni straordinarie effettuate sul centro sportivo. Questo perché?
per permettere la fatturazione e l'esenzione al comune, perché a livello fiscale il trasferimento, seppur senza sborso finanziario da parte del comune all'interno di una procedura di liquidazione, è a livello di normativa IVA totalmente equiparato a una cessione vera e propria. Per cui le alternative erano sostanzialmente due: o la società fatturava col 22%, e capite facilmente cosa vuol dire, su un valore di poco meno di 6 milioni di euro, oppure la società andava legittimamente a scalare l'IVA che aveva a suo tempo detratto, ed è questo importo di 182 mila euro che la società dovrà versare all'erario e che chiaramente non sarà più nella disponibilità liquida finale per il comune. Vi è poi un'ipotesi di vendita degli immobili delle farmacie. Al momento il prezzo di perizia sono poco meno di 850 mila euro. Detratta la tassazione IRES e IRAP, perché emerge una plusvalenza sulla vendita degli immobili delle farmacie rispetto a quanto iscritto a bilancio, arriviamo, perdonate in un termine brutto, facendo un pochino i conti della serva, a oggi possiamo ipotizzare una liquidità finale attorno al 1.600.000 euro che verrà al comune, il quale comune però dovrà a sua volta sostenere direttamente la quota dell'imposta ipotecaria e catastale sul centro sportivo. Si tratta di due aliquote, una dell'1 e l'altra del 3%, per ovviamente in totale il 4%, prevista da un decreto del 2006 e tecnicamente è nota come decreto che è noto come decreto Bersani, e questo importo sarà a carico del comune, per cui ovviamente ragionando parliamo di circa 1.600.000 euro meno il 224 che poi il comune dovrà andare a pagare. La delibera poi, uscendo un attimo dai numeri, la delibera poi contiene tutta una serie di indirizzi che avete potuto vedere, anche quello di ridurre, giusto in un'ottica di contenimento delle spese, anche di modificare lo statuto della società riducendo il numero dei liquidatori da 3 ad 1. Io ovviamente resto poi a disposizione per eventuali richieste di chiarimento da parte dei consiglieri. Grazie. Grazie dottor Biscardi per il suo intervento. A questo punto io invito i consiglieri comunali a prenotarsi per il proprio intervento riferito al punto 1370 AMS di gestione SRL, ricordando che ogni consigliere ha a disposizione 10 minuti per il suo primo intervento. Prego consigliere. La prenotazione del consigliere William Viganò. Prego consigliere Viganò. Sì, grazie Presidente, ringrazio anche tutta la Commissione che si è riunita per ben due volte su questa problematica, e quindi abbiamo affrontato con le dovute specifiche all'interno della Commissione consigliare. Quindi il Partito Democratico su questa delibera ai tempi si era astenuto, e su questo premetto che il Partito Democratico è favorevole allo scioglimento di AMSP, ma non ha ben chiaro, non vede ben chiaro il progetto e il futuro che avranno le strutture che fanno parte oggi di AMSP. Io mi rivolgo soprattutto al centro sportivo. Francamente mi domando, e ho letto la perizia che è stata fatta asseverata, premetto che non ho le competenze tecniche di un ingegnere, di un architetto per poter entrare nel merito, ma credo di essere in grado di dare un senso alle parole che ci sono scritte riguardo alla struttura. E io dico, come mai non è mai stato fatto nulla
in questi immobili. Io ricordo da quando sono consigliere comunale, perdonatemi se sbaglio, l'unico intervento degno di notazione, se non interventi modello tappabuchi, e l'unico intervento degno di notazione sono state le pensiline che hanno permesso l'ingresso ovviamente delle persone con disabilità all'accesso, appunto, mi sembra il signor sindaco abbia voluto come accesso, perché era impossibile che una persona con disabilità riuscisse ad accedere alla piscina. Sul resto però vedo che non solo la mia lista, ma anche chi ha fatto questa perizia asseverata non ha lesinato sicuramente delle critiche pesanti nei confronti di questa struttura, quindi l'ha detto poc'anzi lei, il dottor Biffi, abbiamo dovuto fare un intervento perché altrimenti non c'erano più le condizioni per poter tenere aperto questo centro. Io credo che chi gestiva questo centro pagava un canone, se non erro, di 315.000 euro all'anno, e non è che AMSP ha in pancia un bel gruzzoletto di denaro, quindi voglio capire come mai si è arrivato a una situazione di condizioni insufficienti, di condizioni con criticità, di condizioni in stato precario, di impianti insufficienti. Io vorrei capire come mai non è mai stato fatto un intervento tale da poter considerare oggi il centro sportivo quasi quasi una situazione scheletrica rispetto a quello che è stato. Concordo che è una situazione, che è una struttura che è datata nel tempo, ma con le opportune manutenzioni sicuramente anche l'aspetto della perizia avrebbe potuto dare qualcosa di più. E mi preoccupa il futuro, mi preoccupa. Sicuramente lo avremo nuovamente nelle casse come patrimonio immobiliare del comune. È chiaro che poi la gestione non potrà essere del comune, ma mi preoccupa il fatto che dovranno essere fatti dei grossi interventi di manutenzione per poter poi andare in gara e affinché questo servizio possa anche continuare. Quindi questa per me è una forte preoccupazione. Ho sentito parecchi dovrebbero in teoria, che queste cose sono preoccupanti, una progettazione di linea di massima su questo centro sportivo, ridotto come ridotto, sicuramente ci deve essere, soprattutto questi soldi che saranno introitati, potranno essere vincolati ad un intervento massiccio di ristrutturazione di questo centro, sportivo. Questo è veramente un grosso dubbio che altrettanto mi rimane. E ci rimane come Partito Democratico sul futuro di questo centro sportivo. Come del resto il dubbio rimane appunto sulle farmacie. Il sindaco ha detto che le farmacie ovviamente è stata fatta, quindi sarà fatta, sarà dato mandato per questa operazione di alienazione. Però io personalmente, come Partito Democratico, avremmo portato anche le farmacie all'interno ovviamente del patrimonio immobiliare e del comune, per poi ovviamente, perché comunque non si sa come andrà anche qui questa gara, quindi sempre questa serie di punti interrogativi, di punti di domanda, avrei preferito portare il tutto all'interno del patrimonio immobiliare del comune, e comunque dei canoni di locazione sarebbero comunque arrivati nelle casse del comune. Quindi per quanto ci riguarda come Partito Democratico, poi questa è una delibera, una maxi delibera complessiva di budget, scioglimento e anche successive indicazioni per, quindi il Partito Democratico da questo punto di vista ha questi grossi dubbi sul futuro principalmente del centro sportivo, e per quanto riguarda invece le domande più che altro tecniche, vorrei capire
soprattutto sulla, per quanto riguarda la perizia delle farmacie, sulle osservazioni conclusive, vorrei una specifica per quanto riguarda ovviamente la diminuzione del 5% per quanto riguarda il mercato immobiliare, ma soprattutto che il risultato conseguito relativo alle farmacie, alle unità immobiliari sopra indicate, considerate nello stato di fatto e di diritto come ad oggi rilevanti, unità ultimate in tutte le loro opere e riferite a titolo di proprietà, concorrendo di tutte le certificazioni dovute richieste, concorrendo della certificazione di agibilità complessiva dell'interesse del complesso immobiliare cui le medesime sono parti. Quindi vorrei capire questo periodo in che cosa appunto si traduce. E francamente la vetustà del 38% che viene data sul centro sportivo di oltre un milione di euro, secondo me, con un'adeguata manutenzione e capire come mai non è mai stato fatto nulla di fronte a questo immobile, perché comunque è carente sotto tutti gli aspetti, per renderlo anche più appetibile e considerata anche la funzione sociale che ha questo immobile come servizi, questo lo ritengo veramente una cosa veramente molto grave. Altre domande tecniche non ne ho, grazie. Grazie consigliere Viganò. In prenotazione sempre sul punto 1.370 MSF gestione, consigliere Mauro Ballardi. Prego consigliere, vi ricordo che 10 minuti di tempo per il suo primo intervento, grazie. Che bene, grazie. Ho bisogno di un preventivo chiarimento, anche solo con un assenso del cenno da parte del dottor Viscardi, che riguarda sostanzialmente il 1.4 milioni che alla fine di tutto questo processo arriveranno le casse del comune. Io presumo che però per il fatto di stabilità il fatto che questo 1.4 milioni sono dei soldi che non potranno essere utilizzati, non potete fare per investimenti, è giusto o è sbagliato? Sono sicuro concorre per il patto di stabilità, poi bisogna vederlo nell'insieme del bilancio. Ok. Il bilancio 2000, certo. Però diciamo che in una situazione normale a parità, diciamo, di dati rispetto all'anno precedente, queste maggiori entrate non si possono trasformare in maggiori investimenti o in maggiori spese, perché comunque il patto di stabilità ci vincola a fare determinate spese e determinate spese. No, dicevo questo perché francamente sono rimasto anch'io perplesso nel sapere che AMSP aveva una liquidità di 1 milione di euro, perché invece AMSP magari tramite A e B avrebbe potuto fare degli interventi di manutenzione del ripristino sul centro sportivo e sugli spogliatori del Serenio Rugby, che oggi di fatto non si possono più fare, e questa cosa veramente lascia male, soprattutto ripeto, se poi alla fine di questa operazione il comune si porta a casa dei soldi che comunque non può utilizzare, che vanno ad aumentare il montante della liquidità che oggi ha ed è già elevata, infatti mi sembra che ci siamo perso l'occasione per sistemare delle attrezzature, degli impianti che adesso non potremo sistemare, e questa è la prima considerazione, e questo è legato anche al discorso del quale sarà il futuro del centro sportivo del palazzetto, perché oltre alla domanda che ha fatto il sindaco, facciamo una gara unica oppure facciamo due gare, e l'altra domanda che ci dobbiamo porre è: ma qualcuno parteciperà a queste gare? Questo è un problema fondamentale, perché il problema fondamentale è quello che noi oggi abbiamo un centro sportivo che perde ogni anno centinaia di migliaia di euro, perché ricordiamoci che quello è un buco nero dal punto di vista economico, parliamo di centinaia di migliaia di euro perso ogni anno, e la domanda è: chi può avere l'interesse a entrare a gestire questa situazione attuale penalizzata poi dal fatto che gli impianti sono tutti da rifare? E quindi la domanda è: in queste gare che si vorranno fare, presumo, con l'impegno da parte di chi vince la gara di intervenire sul ripristino di determinate situazioni, perché mi immagino che
gli spogliatoi e i bagni delle piscine saranno da rifare, perché è stato detto in tutte le lingue, e quindi chi arriva con una situazione già deficitaria proprio di gestione ordinaria si accolla anche della manutenzione straordinaria. Non so se ci saranno gli operatori esterni che avranno l'idea o un progetto talmente ampio, così come il discorso del campo di rugby, le associazioni sportive potrebbero avere interesse a una gestione ordinaria di una struttura, ma tutta la parte straordinaria come fa un'associazione comunque dilettantistica, comunque fatta da persone che non hanno sposo niente, ma sono semplicemente i professionisti e gli iscritti a gestire una strada del genere. E quindi la domanda è: che cosa succede se queste gare vanno a vuoto? È l'AIB che gestirà ad interim il centro sportivo, oppure come farà a gestire il comune del centro sportivo? E comunque ripeto, questo milione di euro, io mi faccio già alle domande che ha fatto Milina, veramente rimaniamo con la mano in bocca nel vedere che abbiamo la possibilità di investire e non abbiamo investito. Stesso discorso vale per le farmacie. Io vorrei capire invece a riportare all'interno del comune immobili e farmacie, quali sono le conseguenze? Perché se le conseguenze sono che sicuramente, non essendo beni strumentali, devono essere venduti da qui a 8 anni, è un discorso. Se invece il discorso è, non essendo beni strumentali, potranno essere venduti, quindi non devono essere venduti, il discorso è altro. A questo punto io francamente preferirei avere il canone di locazione sicuro e degli immobili al mio interno come comune, e quindi degli introiti che non saranno i milioni di euro all'inizio in un anno, ma saranno di miliardi di euro ogni anno, però la sicurezza che mi entrano, soprattutto poi, ribadisco, nella logica, se così è, che comunque quei milioni di euro non lo possiamo utilizzare per fare gli investimenti, perché quei soldi, a livello di logica, dovrebbero essere utilizzati per migliorare il centro sportivo, perché da lì sono arrivati. Però se il comune non lo può fare, allora bisogna rivedere un po' queste cose, e queste sono le nostre due perplessità. Poi una nota di chiarimento, siccome il dottor Bifi parlava di decine di migliaia di euro per uno sfratto, spero che sia stato confuso, perché francamente uno sfratto costa poco, sai, 2-3 mila euro, se abbiamo pagato 10 mila euro vuol dire che non è stato tanto oculato la gestione, probabilmente è stato pensato, volevo chiarimettere su questo, grazie consigliere Ballavio. Sempre in valutazione sul punto 1.370 MSP gestione SRL, il consigliere Giuseppina Minotti. Anche lei consigliere, ricordo il tempo a sua disposizione, 10 minuti, prego. Ovviamente Presidente. Grazie Presidente. Normalmente se non mi perdo nei miei discorsi riesco a farmi 10 minuti, quindi vedo di stare. Allora, sulla delibera precedente che ha portato a questa delibera, io come di fondazione mi ero astenuta dicendomi che avrei rivalutato il senso, avrei rivisto il senso di quella delibera, e a differenza di quello che ha dichiarato prima il consigliere William Viganò, resto contraria allo scioglimento, liquidazione di AMSP, e avrei lavorato dopo, diversamente, avendo prima revocato la delibera precedente. Sarei tornata sui miei passi, perché mi pare che la delibera precedente
sia nata dal fatto che c'era un obbligo di legge qui a Lecce, per cui non si poteva fare altrimenti, e lì, pur essendo contraria, ovviamente seguendo la legge, mi sono astenuta. In questo momento forse potevamo avere qualche altra possibilità di muoverci. Ovviamente sono scelte di tipo politico. Personalmente in questi anni ho visto tutti i cambiamenti che ha avuto la nostra azienda, tutti i cambiamenti di tipo normativo, dall'AMSP gestione che era la nostra azienda, poi a un SPA, poi la trasformazione in AMB, la separazione in AMSP gestioni, trasporti, e quindi tutti questi cambiamenti normativi che hanno portato a disintegrare un patrimonio di servizi pubblici che andavano dai trasporti, quindi un servizio utile sul territorio, al divertimento che era comunque il centro sportivo, alla salute, perché io vorrei aprire un inciso e io spero di non uscire da seminato come sempre quando vado.